Allora, dal punto di vista del risultato si è pareggiato, quindi diciamo è stata meglio la cosa, perché si veniva da due sconfitte, quindi già meglio. Dal punto di vista della prestazione e dal punto di vista, diciamo, del come poteva andare a finire se giocavamo a Modino, ci sono tante cose diciamo, da rammaricarsi, perché? Perché con tutto rispetto per il Trapani, voglio anche inoltre dire che il Trapani comunque è una squadraccia. Parentesi specifico per evitare problemi poi di eventuali discussioni, per squadraccia intendo una squadra che mette quasi sempre in difficoltà tutte le squadre quando gioca in casa, cioè diciamo in casa il Trapani appunto è una squadra da non sottovalutare, però appunto sì, come abbiamo fatto credo pochissime volte, che magari siamo resi un po' pericolosi, è una squadra che volendo potevi, diciamo, una squadra a cui potevi fare gol, ecco, cioè quella credo più. Forse l'unica più concreta, tra virgolette, quella lì su Calabino dopo che è entrato, se lui scivolava, ci metteva il piede in maniera decente, poteva essere gol. Però a questo punto qui devo anche dire che anche il Trapani ha rischiato svariate volte di far gol. Sia se Mazzoni, sia se magari qualche difensore ci metteva, per noi dico, il piede all'ultimo minuto, il Trapani faceva gol. Quindi diciamo che forse. La partita, cioè il risultato finale è stato equilibrato, giusto. Sì, credo che forse, può essere un briciolino giusto per il Trapani, perché comunque il Trapani alla fine credo che abbia giocato, non dico meglio di noi, ma abbia almeno creato, ci sia reso più pericoloso di noi. Quindi, da questo punto di vista, vi credo che il Trapani possa rammaricarsi un po' di più. Però per il resto, diciamo, è una partita equilibrata. La cosa che mi fa girare un po' le palle, e scusatemi se sono un po' volgare, però insomma, se dite di stare lì, è il fatto che, ripeto, secondo me le possibilità di seppur lottando, di poter fare 3 punti c'erano. E girare le palle perché, come sempre, non riesce a rendere, non riesce a giocare bene. Chiaramente c'è anche il fattore, ripeto, campo, cioè il fatto, questo caso per il Trapani, però il fattore che torna in casa e quindi in teoria. Risulta sempre più difficile quando sei fuori poter giocare come sa giocare, ecco. Però la cosa che mi dispiace è che secondo me potevamo fare di più. Certo, se devo fare un confronto è meglio questa partita qui, sia per la prestazione e per il risultato che quella precedente. Però credo che ci sia un po' da rammaricarsi, ecco. Potevamo fare meglio, mettiamola così. Anche perché comunque, come sempre, il gioco non ce l'hai, non c'hai idee. Così, a volte hai provato, per l'amor di Dio, era di pericoloso, e a volte è anche riuscito. Però non sei Livorno che magari ho visto appunto l'andata proprio il Trapani, lascia stare che fu una partita clamorosamente diversa, meno male a favore nostro. Però non rendi, cioè ti manca sempre quel qualcosa che hai fatto rivedere in passato. E siccome l'ha fatto vedere. In maniera non a culo, ma svariate volte, quindi secondo me ce l'hai le qualità, lo dirò sempre, lo dirò e lo dico sempre. Il problema è che non ti riesci mai a farle, cioè non ti riesci a esprimere, mettere così. Niente, credo che dal punto di vista appunto prestazione, come ho già detto, non ci sia tanto da dire, perché sì, leggermente meglio in confronto alla partita precedente, ma la partita precedente è stata veramente bassa, cioè proprio terra terra la prestazione. Stavolta un po' meglio, ma niente di che. Una cosa che mi sono chiesto è il fatto, cioè del perché comunque ce l'hai a parere mio, ma lui nel secondo tempo cioè, abbia preferito, non dico difendersi, ma nemmeno rendersi offensivo, cioè rendersi un po' equilibrato. Perché? Perché cioè, non ho capito sostituzioni Siligardi. Cioè, sono d'accordo che magari Siligardi sì, era un po' più falloso e magari ha giocato un po' peggio in confronto alle partite precedenti, ma Siligardi è quello lì, credo che sia l'unico che possa magari, non dico scazzare, perché non è che lui scazza, lo può fare, però. Uno di quelli che può magari creare così da niente un'occasione e magari rendersi pericolosi e perché no magari poter fare anche gol. Quindi non ho capito perché ha voluto salvare lui. Cioè piuttosto boh, cambia, non lo so, cambia modulo, non levare Siligardi se li mette un centrocampista in più. E niente, questa è una delle cose che non ho capito. Poi dall'altro punto di vista, parlando della formazione, credo che questa volta sia stata, ora per l'amor di Dio, se non sbaglio c'erano anche dei diffidati, quindi era un po' più limitato, però credo che questa volta addirittura sia stata decisamente meglio, a occhio mio, la formazione scesa in campo e le scelte fatte, tralasciando le sostituzioni dopo.
Quindi infatti meno male, comunque sono, tra virgolette, visto la sabbia, sono, tra virgolette, un po' più compiaciuto e un po' più contento, perché magari alla fine ho azzeccato più gli occhi che ho detto io di quelli che magari appunto aveva fatto l'altra volta ce l'hai. Nel senso, magari le cose che ho detto nei precedenti video, il fatto che secondo me è meglio che lui non giochi là o non giochi, alla fine comunque sono rivelate vere un po', no? Vabbè, questa è una cosa mia. E niente, credo che non ci sia altro da dire, ripeto, solamente se riuscissimo un po' a concretizzare quel briciolo che si crea e a avere più idee, lucidità, più regia del gioco, mettiamolo così, dato che comunque io credo che Pires, un po' di Djokovic, Biagianti, anche se Biagianti ci vuole tanto, nel senso, credo che comunque i piedi per poter fare qualcosa ci siano, per poter creare. E niente, basterebbe solamente un po' più appunto di lucidità, di concentrazione, più di voglia, più cattiveria, ma cattiveria agonistica intendo, eh. Il problema è che io sono, non sono nessuno, io sono un cretino che fa video così. Non è che sono allenatore in seconda, quello che mi pare, quindi purtroppo sono parole mie e non verranno mai, probabilmente mai ascoltate dalla squadra in sé. Quindi niente. Boh, che non ci sia altro da dire. Che noi comunque il risultato alla fine. Cioè, non tanto lo 0-0, ma il pareggio sia giusto, forse va giù un po' male al Trapani, perché comunque il Trapani credo che sia stato un po' più pericoloso di noi. E niente, dobbiamo cercare un po' di svegliarci e così non va, non va, perché anche se abbiamo raccattato, anche se è raccattato un pareggio, non è stato raccattato in maniera dignitosa, e addirittura sotto certi punti di vista, se eri più aggressivo, se ci credevi di più, se ci avevi più voglia, se sbagliavi di meno, errori stupidi come passaggi, perché ogni tanto sbagliavi passaggi di roba di 10 metri e fatti a pi. Forse il pareggio non ti andava bene, volevi vincere. Perché secondo me, ripeto, con tutto il rispetto per il Trapani, le possibilità di far bene c'erano, ma come sempre non sei riuscito a cogliere l'occasione e a appunto tirare fuori i coglioni quando ce n'era bisogno. Vabbè, detto questo, il video finisce qua. Ci vediamo alla prossima. Speriamo, dai. Speriamo di rivederci con solito, sì, perlomeno per quanto riguarda il risultato. E detto questo, appunto, ci vediamo, come già detto, al prossimo video. Ciao a tutti.